quante tasse si pagano a Malta? Ecco tre cose da sapere. Stai pensando di trasferirti a Malta per poter beneficiare di un sistema fiscale agevolato? Cerchiamo di capire quali possono essere le effettive agevolazioni fiscali e occupandoci anche delle possibili verifiche fiscali e contestazioni che potrebbe muovere l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo visto che nei cosiddetti paradisi fiscali rientrano quei paesi in cui non ci sono regimi fiscali, non si pagano le tasse, oppure la pressione fiscale è molto molto modesta. Abbiamo visto anche che rientrano nei paradisi fiscali tutti quei paesi in cui non ci sono tasse, è un regime che appunto garantisce l'assoluto segreto bancario, sono esclusi da ogni tassazione i redditi esterni, quindi la tassazione è soltanto sui redditi interni, viene applicata una tassazione bassa su qualsiasi reddito e riguarda i paesi con regimi fiscali simili a quello dei paesi considerati normali, ma permette la costituzione di società flessibili oppure enti con regimi particolarmente favorevoli. Quindi sulla base di queste considerazioni sembra proprio che Malta non possa essere ricompresa nella lista dei paradisi fiscali. Ecco tre cose che bisogna assolutamente sapere e che bisogna conoscere sulle tasse e sulle verifiche fiscali per chi li trasferisce a Malta. Anzitutto, quante tasse si pagano a Malta? Malta è uno di quei paesi più vantaggiosi in termini di tassazione. Consideriamo che l'IVA viene applicata sulla vendita dei beni e sui servizi fino al 18%, tranne in alcune ipotesi specifiche, ad esempio lo 0% per i prodotti alimentari e farmaceutici, lo 0% per il trasporto nazionale e internazionale di persone e solo il 5% per i servizi destinati ad attività turistiche, attrezzatura sanitaria e fornitura elettrica. Si può dire che con riguardo all'aliquota per le persone fisiche, l'ammontare della tassazione è ragguagliata fra l'altro anche alla residenza del soggetto tassabile. Nell'isola è poi applicabile il principio del Worldwide Income Taxation ai residenti fiscali, per cui verranno tassati tutti i redditi prescindendo dalla provenienza degli stessi. In sintesi, i punti di forza del sistema fiscale maltese sono un'aliquota di imposta progressiva fino ad un massimo del 35%, un'aliquota di imposta per le società del 35%, procedure amministrative e contabili semplici e flessibili, nessuna trattenuta fiscale, nessuna tassa patrimoniale, nessuna imposta di proprietà, IVA fino ad un massimo del 18% e un sistema previdenziale equo. Nonostante però il suo sistema fiscale sia molto vantaggioso, come abbiamo visto, soprattutto rispetto all'Italia, Malta è entrata nel 2010 nella whitelist dei paesi che assicurano trasparenza e collaborazione con gli altri paesi dell'Unione Europea e dal 2017 si è obbligata allo scambio automatico delle informazioni finanziarie e garantisce il meccanismo dello scambio di informazioni bancarie bilaterali sulla base della protezione contro le doppie imposizioni stipulate con numerosi paesi, tra cui anche l'Italia. Ultima cosa che appunto bisogna sapere è quella delle verifiche fiscali. Quali sono appunto le verifiche fiscali che l'Agenzia delle Entrate può proseguire? Infatti è molto facile ricevere accertamenti fiscali se non si effettuano le giuste procedure. Innanzitutto, una prima contestazione che potrebbe muovere l'Agenzia delle Entrate è il fittizio trasferimento di residenza all'estero. L'amministrazione finanziaria potrebbe dubitare del tuo trasferimento all'estero e pertanto potrà anzitutto raccogliere ulteriori informazioni e documenti sulla tua posizione fiscale e, se non possiedi sufficiente documentazione, procedere a contestare il fittizio trasferimento di residenza all'estero. Nel caso di contestazione di fittizio trasferimento all'estero, dunque si potrebbe incorrere non solo in sanzioni amministrative, ma anche in sanzioni penali. Dunque, come abbiamo visto, Malta non rientra nei cosiddetti paradisi fiscali, anche se trasferirsi nell'isola risulta molto vantaggioso, ma
il trasferimento, come abbiamo appena detto, non deve essere sottovalutato.